Ciao ragazzi, si parte per un'altra mostra. Dove andiamo oggi, Peppe? La Foca di Sicilia. Cosa hai portato tu? Tre Rossi Mosaico. Come si chiama l'amico tuo e l'amico nostro che è in macchina? Luigi Davi. Ciao a tutti, si parte. Come ti chiami? Sempre Davi Luigi. Ma ti devi presentare tu però. Sono Davi Luigi. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Allora, si parte, oggi andiamo a Sambuca di Sicilia. Signori, siamo arrivati al palazzetto dello sport di Sambuca, quindi ora iniziamo a ingabbiare. Prendiamo i nostri canarini. Questi sono di Giuseppe, di Peppino, e questi due sono i miei. Io ho sempre due Bruno Pastello. Come vedete siamo in mostra. Entriamo, qua ci sono gabbie delle galline, come vedete sicuramente ingabbieranno pure galline. Domenica faremo anche il video sulle galline e vi farò vedere qualcosa anche delle galline. Qui siamo arrivati, qui ci sono gli amici degli amici. Signori buongiorno, lui è Giuseppe, lui è Pietro. Siamo senza oggi. Questa sarà la mostra dei nostri soggettini. Che dove devo arrivare io? E con il Bruno Pastello io oggi dove devo arrivare? Minchia, qui ci sono, vuol dire Bruno Pastello spettacolari. Questi sono rosso mosaici. Mi hanno dato i numeri, ragazzi. E i numeri sono 137 e 138. Abbiamo preparato le gabbie, ora ci mettiamo gli uccelli dentro le gabbie, la 138 e la 136. Giuseppe sta ingabbiando, come voi vedete, e questi sono i canarini di Giuseppe. Lui ci sta mettendo le fascette. Guardate che bello, lui ne ha ingabbiati 3, 1, 2 e 3. Guardate che bella questa rossa brinata. Questa è un'altra femmina. Questa è un'altra femmina rossa intensa. Un'agata rosso brinato e questo è un'agata rosso brinato. Usciamo i canarini e li mettiamo nella gabbia. Guardate, mi ha dato un bagno della buona per giocare. Un piano durissimo, durissimo come tutti. Questo è uno e prendiamo l'altro. Però ti raccomando, non fare il disonesto. Questo è il 138. Ciao ragazzi, ci stiamo preparando per andare a Sambuca di Sicilia a vedere cosa hanno fatto i nostri canarini, anche se già sappiamo i risultati. Su due canarini presentati, Bruno Pastello e Rosso Mosaico, uno campione di razza e l'altro primo posto. Ma ve lo immaginate? Oggi apriamo le nostre batteria scarica. Nel frattempo vi faccio vedere un po' come sono andate le cose qui. Guardate, ora vi porto e vi faccio vedere il mio lavatoio. Guardate che è venuto bello. Finito con la pietra messa. Guardate, ci avviciniamo. Questo si toglie, come voi vedete, diventa unica cosa. E questo è pure fatto. Devo mettere gli sportellini. Poi vi volevo fare vedere Endo. I love you to you. Sta crescendo la mia mentuccia, guardatela che bella, è come nuova nuova nuova. Nel frattempo aspetto che arrivino i ragazzi e nel frattempo ci facciamo anche un giro qui in tutto. Andiamo a trovare a Dodi, vi racconto questa di qua. Circa due mesi fa, un mese e mezzo fa, qualcosa del genere, praticamente Alba aveva le sue cose, allora l'ho messa dentro l'allevamento. C'è stato un giorno che mi è scappata dall'allevamento. Raga, tenetevi stretti, Alba è di nuovo incinta. Alba ha di nuovo i cuccioli dentro. Guardatela quanto è fatta, guardatela quant'è questa porca. Quello è Pepo. Ve lo ricordate a Pepo? Guardate a Pepo e guardate Alba. E guardate il maschio di casa, quel figlio di puttana, perché è un figlio di puttana quello là. E si è imporpettata ad Alba. Quindi, tra non molto, abbiamo nuovamente i cagnolini di Alba, i figli di Alba. Guardatela quant'è. È un mostro fatta, guardate.
Cioè, assurdo, ragazzi. Mentre che lei praticamente vedevamo che aveva le sue cose, praticamente dissi a mia moglie: cosa dobbiamo fare per non riuscire nuovamente? Batteria scarica. Minchia, forse ha detto batteria scarica, non l'ho sentita, ma voi la sentite sicuramente meglio di me. Te l'ho messa circa 15 giorni dentro l'allevamento, solo segregata lì dentro. Un giorno, mentre io praticamente stavo mettendo l'acqua, tutto assieme non trovo più lei. Ha aperto la porta ed è scappata. Cioè è mancata praticamente più di mezza giornata. Quando si è ritirata, come se nulla fosse successo, l'ho trovata e sono niente, sicuramente non ha fatto niente. Ora, a distanza praticamente di un mese e 10 giorni, quello che siano, cioè sto vedendo che è enorme, è grossissima. È di nuovo incinta, Alba, raga. Ha di nuovo i cuccioli all'interno. Non so quello che fare. Credete, mi dicono tutto di sterilizzarla, ma per sterilizzarla ha un costo che sicuramente non lo posso fare. Tra parentesi, l'ultima vara di San Domenico si precipitano proprio veloce, 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 veloce. Guardatele, sono ancora in macchina. Cantina è qua con noi. Guardatele, l'avete vista tutti. Buongiorno, buongiorno. Pronti per partire. Guardate a Nikita nel frattempo. E allora, ragazzi, mia moglie ha preparato un pochettino di biscotti e il caffè. Dai, entriamo. Grazie. Scusa, mia moglie ha preparato queste. Inca, la metto sempre al contrario. Dai, avanti Luigi, dai, avanti. Grazie. Che grande invito di Pasquale. No, che grande invito, una piccola cosa. Dai, raga, prendetevi il caffè, mangiatevi un biscottino e poi partiamo in questa mostriciattola. Prendete un biscotto. Come ti chiami? Sebastiano! Ragazzi, stiamo arrivando e questo è il monumento di San Buca. Guardate che bello! San Buca di Sicilia. Siamo arrivati al palazzetto dello sport. Loro nel frattempo stanno scaricando i canarini. Guardate, le galline ci sono oggi, eh! Guardate che sono belli. Ciao, ciao Giuseppe, io bene, tu come stai? Siamo i campioni di razza. Grazie. A vicenda. Amore, tu Vincissima. Qui siamo nella segreteria dove ci sono i ragazzi che stanno lavorando. Ciao. Buongiorno. Sergio. Complimenti, auguri. Quello è presidente dell'associazione. Si presenti. Perché se ne va? Si presenti. Guardate i trofei che ogni campione di razza ha vinto. La rossa prima. Minchia, prima dici, vai. Questo è di Luigi e questo è il canarino di Giuseppe, il rosso mosaico, che ha vinto primo. Ciao Pietro. Ciao, a posto, vado. Tutto a posto. Qui ci sono i campioni di razza, in effetti era questo quello che io avevo pensato che vincesse, tant'è che ha vinto. Guardatelo che bellissimo. Qui c'è un cardellino, questo è una quaglia nana, guardate, pure campione di razza, un ondulato di colore, questo è una capornos, un cardellino per canarino, questo è pure un campione di razza, questo è un avorio e questo è un bund. Guardate che bei colori, guardate, questo è pure un campione di razza. Quest'anno i canarini rossi non mi piacciono come sono venute, perché sotto la pancia hanno un po' di giallo. Io spero che Pasquale Di Michele faccia un bel filmato, così noi impariamo
come dobbiamo lavorare. Tu non impari da me, tu impari da te stesso, perché così sbagliando si impara. Può essere anche che ti sono venuti con il sottopancia, perché magari non li hai messi a 30 giorni, li avrai messi magari a 40, 50 giorni alla colorazione. Già loro iniziarono a colorare, a cambiare. E di conseguenza quella parte che magari ti è venuta gialla non si è colorata, solo per questo magari. Però il colore, guarda, te lo posso assicurare io. Il colore c'è. No, sono belli, sono veramente belli. Puoi stare tranquillo. Ciao, buona giornata. Tu hai vinto, Giuseppe? Cosa hai vinto? Primo posto. Ah. Rosso Mosaico. Bravo. Primo posto, Bruno Pastello. Raga, ora mi daranno quello che sono campione di Roma. Io bello. Bene. A colori o bianchi? No, a colori. A colori mi vedi? Sì. Batteria scarica. Batteria scarica. Bravo, molto bene. Poi abbiamo un altro campione di razza con la Coppa Santino Murano. Applauso a Santino. Un applauso a Santino. E allora, campione di razza, il signor Di Michele Pasquale, campione di razza, premio con Codo. Grazie. Il signor Giuseppe Mancuso. Bravo! Siamo a te! Premio questo giovanissimo allevatore che è iniziato quest'anno, Giuseppe Catanzaro Junior. Ecco, prende la coppa, guarda là. Bravo! Bellissimo, un applauso! Cosa? Un applauso! Scusami, Gioia, Gioia, cosa allevi tu? Che canarini allevi? Tu? Rossi. Bravo, auguri ragazzi, e anche questa è finita. Guardateli come si assettano le cose nella macchina, se ne stanno andando, sperando che questo video vi piaccia. Ciao, alla prossima mostra. Se volete potete pure salutare. Oh, ma belli, state salutati. Ciao Pasquale, alla prossima. Ciao a tutti.